Oggi voglio darvi una notizia meravigliosa. Abbiamo vinto una battaglia importante. Vi ricordate l'assicurazione dei deputati? Quell'assicurazione che risarcisce i deputati in caso anche di malattie tropicali, di punture di zanzare, di danni subiti in stato di ebbrezza o di tumulti popolari. Quell'assicurazione noi l'abbiamo denunciata più volte in Parlamento e abbiamo chiesto a voi cittadini, a voi attivisti, di farvi portavoce di questa nostra denuncia e l'avete diffusa scambiandovi messaggi, pubblicandola in rete e avete raggiunto milioni di persone e quella pressione era arrivata dentro le istituzioni. Oggi i questori ci hanno comunicato che da quest'anno l'assicurazione non sarà più pagata dai cittadini italiani, ma se la pagheranno tutti i deputati, ogni singolo deputato. Questa è una vittoria, risparmieremo 300.000 euro all'anno. Una vittoria che si aggiunge a quelle precedenti. Abbiamo cacciato i palazzinari da Montecitorio, vi ricordate i palazzi marini, 32 milioni di euro risparmiati all'anno. Abbiamo tolto le spese di viaggio per gli ex parlamentari. Gli ex parlamentari, prima che arrivassimo noi del Movimento 5 Stelle, viaggiavano gratis anche una volta che avevano finito il mandato elettorale. E oggi abbiamo tolto anche questa indegna assicurazione e lo stiamo facendo dall'opposizione, tutti insieme, come una grande squadra. E pensate se domani tutti insieme riuscissimo ad entrare nelle istituzioni per governarle, potremmo cambiare questo paese, tutti insieme, con una forza straordinaria.